Ah, lo so perché siete qui. Perché avete paura che nella vostra vita non ci sia sufficiente bruttezza. Beh, niente paura, siete nel posto giusto. Perché sta per ricominciare di nuovo il riassuntazzo brutto brutto dei medici. The Game of Cosimo. Il medico banchiere amante dell'architettura e truccato come una battona e che ama le cappelle. Un riassuntazzo che voi, maledetta ciurma di stronzi, mi state costringendo a finire quando io avrei avuto il piacere di abbandonare nelle oblianti meandri del mio subconscio. Mo'. Ma basta perdere tempo e godiamoci insieme il settimo e penultimo episodio. Che prima finisce, e meglio è. Dopo aver rivelato di mettere la panna nella carbonara, che schifo, Rinaldo è stato giustamente condannato all'esilio per alto tradimento della patria. Ma Pippo, che è una persona brava e buona, l'ha fatto uccidere con uno spiedo da una banda di abruzzesi esperti in arrosticini al sangue. Una fine più che giusta per un simile traditore schifoso. Intanto, nel condominio, con il cadavere di Rinaldo ancora fumante di budello, stanno già scegliendo il nuovo rappresentante di palazzina. E questo perché li volevano tutti bene a Rinaldo. Tutti vorrebbero il signor Pazzo, che si fa chiamare Pazzi al plurale perché c'ha problemi di personalità multipla. Solo che Pippo avrebbe in mente qualcun altro, quello che secondo lui è un grande esperto di economia e geopolitica, e manda suo figlio Piero, quello scemo il caschetto, a raccattarlo. Sulla strada, la moglie di Piero gonfia le palle al marito chiedendogli com'è che non l'ha avuta lui la promozione, e rimpiangendo di non aver sposato il ragionier Filucci, almeno quello è diventato direttore di McDonald's. Il pippone si inasprisce quando scopre che Pippo ha scelto proprio con il culo. Ha scelto lo spacciatore d'olio del mercato, il più onesto di tutti, il signor Don Pietro Savastano. Don di nome e Pietro Savastano di cognome. E quello quasi non ci crede, è sbigottito e felice. C'aveva un paio di cugini da sistemare, qualche appalto da piazzare, perfetto. Ovviamente però devono mettere la cosa ai voti, quindi ognuno scrive il suo candidato, dopodiché lo mettono in questa cesta e poi si sceglie un nome alla cazzo di cane, che è un modo scientificamente efficace per effettuare scelte ponderate e sagge. Ma manco a farlo apposta, un bigliettino casualmente rimane attaccato all'anellazzo del signor Guadagni. È un miracolo! E vabbè, che ve lo dica fa, il nome era quello di Don, che per festeggiare ordina spumante per tutti della sua riserva personale. E intanto a casa succede un casino proprio, ma di quelli che proprio non ce ne può fregare proprio di meno. In breve, Marcobello rivela di aver trovato un coltello nella schiena dello speziale, sempre perché Marcobello è Fortunello. Il coltello però appartiene anche all'assassino di Dustin, e dopo aver escluso come possibili proprietari dell'arma Raffaello, Gordon Ramsay e il cuoco dei Muppets, capiscono che l'unico che potrebbe essere stato è Hugh Jackman, che stava lamentandosi da 6 puntate di non avere roba metallica e da pizzuta uscirgli dalle nocche della mano. Quindi, offeso, Pippo lo mette in punizione in camera sua. Così impara ad uccidere il babbo. Comunque, in famiglia tutto a posto, eh. Si stanno pure sparando una bella cena con una tensione che un altro po' l'aria si incendiò e poi silenzio. E Pippo, per rompere un po' il ghiaccio, si alza in piedi e racconta una barzelletta, sempre con la sua unica mimica facciale e recitativa. La sapete quella della bambina stufa che scappa di casa e la famiglia muore di freddo? Intanto Marcobello continua a fare il dirondello con la rossa. Le ammicca, le prende il mento perché Marcobello è un dirondello. Ed ecco che lui se la ciuccia come un'estate. Solo che Pippo, dall'uscio della sua camera da letto, li sgama. Perché qui nessuno chiude mai le porte. Comunque, questo si chiama contrappasso, bello mio. E rognoso di gelosia si mette a vagare come un ubriaco, giungendo alla porta del fratello parricida. Pippo, mannaggia la miseria, Pippo, ma sei scemo! Io non sono un assassino! Sarò anche un mutante, un ballerino, un assassino, ma di sicuro non sono una pornostar! Intanto Don Pietro Savastano aveva fatto festa grossa con tutto il clan e stava tornandosene a casa. Ma essendo malato di gomorrea, quella brutta malattia che ti porta a morire presto e male per morte violenta, viene pugnalato nel vicolo. Prassi proprio. E quindi tutto è bene quel che finisce bene. Pippo intanto sente dei rumori rumorosi. Indagando come il miglior cavaliere oscuro, scopre che si era introdotto in casa un elfo di Natale, che infatti è quasi periodo. Solo che levandogli il cappello si rivela essere uno zombie! Ah no, era un sogno, vabbè.
Allarmata, la brava contessina corre dal marito per dargli una parola di conforto. Ora rimango qui con te, nel caso gli incubi tornassero. No, dormirò meglio da solo. Che, ma allora sei stronzo forte, dai. L'indomani contessina va a chiacchierare con la vedova Albizzi, che c'ha sempre una parola gentile per il buon Pippo. Voi davvero non sapete che cosa ha fatto vostro marito? Oh madonnina mia, che ha fatto? È fatto di pietra. Aspetta, ma è sicura? A me pare così moscio. Proprio molliccio, inanimato. Un mollusco proprio. Intanto si scopre che Rosa, l'amore della vita del nostro Logan e di cui aveva perso le tracce anni or sono, dopo essere stata allontanata da Dustin perché troppo innamorata del figlio, una cosa quasi grave quanto l'essere una lavandaia, quasi, era rimasta incinta ed in seguito era morta per il parto, sola, ed il pargolo con lei. Una tragedia. Tutti sono sconvolti. Quello che ha appena detto non discolpa affatto mio fratello. Ma Pippo, ma sei uno stronzo forte, dai, almeno un po' di tatto, che cavolo. Un po' di tempismo quantomeno, dai. La moglie di Piero però, che non si fa mai cazzi suoi, ha trovato lo scontrino della cicuta che ha ucciso Dustin nella bisaccia di Marco Bello. Ma quale assassino idiota conserverebbe lo scontrino dell'arma del delitto? Boh, non si sa. Insomma, tutti vanno da Marco Bello a dirgli che è uno sporco birbone. Ma che fai? Mi hai ucciso il papà. E Marco Bello prende un pugnale, lo mette in mano a Pippo e gli dice una frase profondissima che aveva trovato nei baci Perugina quella mattina. Non temo la morte. Morire è facile. È sconvolto da cotanta figaggine e scopertosi leggermente attratto dagli uomini pelosi, il nostro buon Pippo perdona il Ricci Belli e corre in bagno ad asciugarsi i pantaloni. Il dirondello, saltando sul cavallo come un italico zorro rinascimentale, corre verso l'orizzonte con il vento tra i capelli, mentre degli occhiali da sole magici gli calano miracolosamente sul volto. La rossa piange, e Pippo piange, ed anche io piango, perché purtroppo per me c'è un'altra puntata da riassuntazzare. E quindi ci si vede tra pochissimi giorni per l'ottava e finalmente ultima puntata di sta roba. Se vi è piaciuto però toccare tutti i tasti che trovate, tutti quelli che stanno sotto il video, che ci avete in casa, quelli sul telefono, quelli del... tutto qua, toccate il citofono, tutto qua. Un salutazzo a Diana Elena, ad Elena Diana ed al grande Lucio Fanale. Ed ovviamente a tutta la ciurma. Un salutazzo a tutti da Barba Scura. Ex.